Pronto, buongiorno. Buongiorno, scusate, io sono una vostra cliente. Ma mi è successo un problema. Io un mese, più di un mesetto fa, dorsi con voi, sono stata manco 10 giorni con la Wind. Poi vi chiamai a voi per diventare vostra cliente, parlai con una cliente loro della Wind e mi disse: signora, noi siamo 10 giorni di prova, se lei non si trova. Io dissi no, perché loro non mi dissero che io potevo cambiare anche il modem. Comunque, per non tirarla a lungo, io mi sono tolta prima dei 10 giorni dalla Wind e mi dissero che se io pagavo, facevo la ricevuta con il pagamento di ritorno, pagavo solo 5 euro, non dovevo pagare poi quello che mi avevano fatto loro. Ma mi hanno mandato la bolletta di 88 euro. Io ho chiamato e ho detto: ma chi ve le deve pagare? La vostra collega mi ha detto che io se pagavo solo facevo la ricevuta. Io ho fatto l'annullamento della Wind. E la Telecom lo sa, perché me l'hanno fatto anche loro la richiesta. Ma chi vado a pagare questa bolletta? Mi hanno detto: se non la paga, ve la mandiamo con la mora. Ma io non ho capito, ma come devo fare? Mi hanno chiuso i telefoni in faccia. Io l'ho fatta la disdetta prima dei 10 giorni. Se non ci sta nessuno, devi pagare 88 euro. Io ti pago 88 euro. Io 7 giorni sono stata con loro e non l'ho neanche usata la Wind, perché non avevo giustamente la cosa con loro, come si chiama, le cordless là. Quindi mo come devo fare? Perché una sua collega disse: dice a me, tu fai come ti hanno detto loro, fai come si chiama là? L'annullo, che uno si è quando uno si compra, diciamo così. E io ho fatto l'annullo. Non sento, signora. Anche una sua collega mi disse che me l'aveva fatto l'annullamento con la Wind. Ma mi hanno mandato 88 euro da pagare. Ma questi sono pazzi. Io mi ho chiamato allora, quello mi ha attaccato il telefono, perché io ho detto: non vi pago, ho detto: noi ve le mandiamo con l'amore, ma chi le deve pagare questi soldi? Signora, mi ascolta. Non lo so, ma come devo fare? Ditemi voi, ma mi ho chiamato a voi, perché giustamente anche la sua collega, io ma non mi ricordo il nome con chi parlai, Valentina, Alessia, non mi ricordo. Signora, ascoltatemi, voi che numero avete fatto? Il 159. No, signora, avete fatto 118. No, adesso sì, vi ho chiamato qua a voi, per caso che sono cliente a voi. No, siete cliente all'emergenza sanitaria sul territorio, signora. Noi mandiamo le autoambulanze. Madonna mia, mi devi scusare. Madonna, sto parlando da mezz'ora, me lo dicevate prima. Vabbè, vi siete fatto più risate, non va niente, buongiorno. Ma questo è da giocare i numeri, però stamattina. Ma invece che siamo 187, vieni con me, così me la ci chiamato 118. Vabbè. Buongiorno.